prendiamo due bicchieri. In primis mettiamo ghiaccio per raffreddare il bicchiere, tenendolo fresco intanto che noi facciamo le preparazioni. Boston Shaker 2 thin, 45 ml di gin. Oggi abbiamo scelto il Tevis, che è di qua, di Valcamonica. Sempre con misurino, 25 ml di GNP, 15 ml di amaro delle erbe, 25 ml di albume, 25 ml succo di citric, 70% limone, 25% arancia, 5% lime, 4 dash di bitter di cioccolato e 25 ml di miele di agave. Shakeriamo senza ghiaccio per omogenizzare il drink e fare l'albumina e la proteina da aprirsi e dare la consistenza per il nostro drink. Sempre in tin piccolo lo riempiamo di ghiaccio e poi rovesciamo il contenuto dal tin grande in tin piccolo sopra il ghiaccio. Chiudiamo e shakeriamo molto forte intanto che il contenuto si gonfia. Apriamo il tin con un bar spoon. Facciamo 2-3 giri del ghiaccio dentro il bicchiere per raffreddarsi meglio. Buttiamo via il ghiaccio. Il strainer, il colino o il fine strainer, e dividiamo il contenuto in nostri bicchieri. Attenti che sarà un po' più denso, non spaventatevi, deve essere così. Per decorazione utilizziamo 2 rametti di timo, limone. Mi raccomando, senza il timo non ha senso perché è molto profumato e dà la freschezza di drink. Sopra mettiamo una spumiglia, lo caramellizziamo un po', non tanto bruciarlo, per dare la parte affumicata al drink, e spruzziamo un olio essenziale di lime e bergamotto. Questo è il nostro drink e buon proseguimento.